è stata celebrata questo pomeriggio dal nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti nella parrocchia di San Pietro a Pamazzetta la 28ª giornata mondiale del malato, che ha avuto per tema venite che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro, consolati da Cristo per essere noi consolazione degli afflitti. La giornata mondiale del malato ha lo scopo manifesto di sensibilizzare il popolo di Dio e di conseguenza le molteplici istituzioni sanitarie cattoliche e le stessa società civile alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi, di aiutare a valorizzare sul piano umano e soprattutto su quello soprannaturale la sofferenza, a coinvolgere in maniera particolare le diocesi, le comunità cristiane, le fasce sanitarie, a favorire l'impegno sempre più prezioso del volontariato, a richiamare l'importanza della formazione degli operatori sanitari e infine a far meglio comprendere l'importanza dell'assistenza religiosa agli infermi da parte dei sacerdoti diocesani, nonché di quanti vivono ed operano accanto a chi soffre. 11 febbraio, in cui si celebra appunto la giornata mondiale, ricorre anche la liturgica di nostra riporta nella piccola località ai piedi dei Pirenei, scelta da Maria per manifestare all'umanità la sua materna sollecitudine nei confronti dei malati. Lì, nella grotta di Massabiel, ai piedi della Vergine Immacolata, ogni uomo ed ogni donna, segnati dalla sofferenza e dalla malattia, così come coloro che se ne prendono cura, hanno quotidianamente la possibilità di sperimentare quella consolazione spirituale, quella grazia rigeneratrice che Dio concede per mezzo di Maria a quanti la implorano con fede sincera. Ma sentiamo un brano dell'omelia del Vescovo nella messa celebrata a Mazzetta. Il nostro cammino è segnato dalla presenza della Vergine Maria. Vogliamo noi affidarci a lei, oggi in modo particolare, che la ricordiamo sotto questo titolo tutto unico veramente, Nostra Signora di Lourdes, quella Vergine che apparendo è voluta apparire proprio per invitare la conversione, lenire la sofferenza, chiedere solidarietà gli uni con gli altri. Chiediamo questo a lei e insieme ci abbandoniamo alla grazia di Dio, perché il cammino della nostra vita sia un cammino capace di dare testimonianza alla nostra fede.